La comicità di Massimo Troisi non si può descrivere. Bisogna piuttosto farla vedere, con le sue frasi, con le sue facce, con i suoi gesti. E ancora nei suoi monologhi, nei suoi duetti, nelle sue interviste. Nella sua napoletanità, che in fondo racchiude tutto il resto. Napoli, dai, conosce in tutto il mondo. Mo a richiere, dice, ma che, mo è arrivato lui solo perché è nato a Napoli e... Niente, cioè in Napoli, Pippo, si è detto sempre tutte cose, capisci? Si sapeva già tutte cose, che là la presentano sempre, cioè nel modo, cioè, o solo, cioè a Napoli c'è sto solo, che se, penso che lo sanno tutti quanti, no? Mica stanno solo normale, piccirilla, così, stanno piazze solo così a Napoli. No, ma sempre, cioè, mica a Napoli non piove mai. Non piove mai? Mai, non piove, sempre sto piazze solo, mica è bello sempre. No, perché tra l'altro io tengo impermeabile a casa, cioè nuovo, cioè mai miso, tengo ancora in dacello fan chiuso, ma la soddisfazione mi mettere una volta, no, mai. No, io vado a trovare i parenti per esempio a Firenze, a Milano e mi metto, perché mi sta buono che la moderna che scende, a Napoli niente, lo tengo là in e non mi posso mettere mai. Poi c'è sta più presentare, ah, musica. La musica, la musica. La musica a Napoli e tutto quanto, cantano continuamente, cioè suonano e cantano. Infatti mi sa via a Napoli tutto quanto mandolino e chitarra che camminano innanzi alla rete, eppure che questo è difficoltoso. Ah, sì? No, perché in dei pullman, in dagli uffici, tutto quanto questi chitarra e mandolino cammino per tutte, poi è pericoloso, perché va a strada tutto quanto questi chitarra, sai, con mano che la chitarra che ha così, no? Sì. È pericoloso per i bambini specialmente. Perché sì, lo so curto, uno va a cammini con la chitarra così, mi sa che tu io ora sempre la chitarra a casa. No, è veramente, è una cosa difficile. No. Però è bello perché cantano a ballo, cioè vanno sempre tutti quanti contenti, affaticati, quando sempre solo mi sento per... e poi che ci sta più, cioè la pizza e spaghetti. Sempre, noi a Napoli solo pizza e spaghetti mangiamo. No, è vietato proprio a mangiare di cose a Napoli, si può mangiare solo la pizza e spaghetti. Infatti il mio fegato noi che è rovinato. No, perché sempre su pizza e spaghetti, non si può mangiare niente, è vietato proprio. Infatti una volta tornai a casa, no? Tornai a casa mia all'improvviso, così. Bussai la porta e sentì tutto un rumore, i piatti, cose che... E poi sono detto a mio padre, che diceva, chi è? No, dice, sono Massimo, mio padre ha tappetto, dice, meno male che sei tu, tra, stiamo mangiando i gnocchi. E adesso c'è un altro debutto stasera, un debutto un po' particolare, sono anni che io dico che c'è un mio amico che sa fare benissimo il cantante e che potrebbe farlo, perché canta con molta espressione. Per cantare oggi non ci vuole, come dimostra il sottoscritto, la voce, ma l'espressione. Il cantante viene da Napoli, potremmo definirlo un cantante di giacca, ed è il mio amico, che non vedo arrivare, ma Massimo Troisi. Naturalmente lo vedo un po' renitente, ecco, come vedete a Napoli si chiamano cantanti di giacca. Prego.
questo è il tuo microfono, se vuoi salutare il pubblico fiorentino. Ecco, io ti augurerei soltanto una cosa, che siccome sei a Firenze tu parli sempre molto napoletano, parli napoletano stretto. Invece, come tu perché sai... Perché mi mortificai? Io parlo italiano Perché mi mortificai? Io parlo italiano perfettamente. Ma no, come per dire tu parli solo napoletano, invece no, parlo dico, benissimo. Potresti adeguarti alla situazione e anche alla splendida cornice ma e parlare finalmente l'italiano pulito. Tu sai che a Firenze praticamente è stato inventato l'italiano, no? Ci riesco benissimo, che c'è bisogno che me lo dici. Cioè Massimo non è che diceva delle cose perché aveva visto o sentito un altro, no, Massimo era originale in tutto e per tutto, ma l'originale sua era proprio quello di usare il dialetto napoletano come lingua. Mo si faceva capire o non si faceva capire, Massimo era così. Ma sei emozionato ad apparire in Eurovisione davanti a una platea così preparata, soprattutto a giudicare le canzoni? Dicono che il livello culturale non sia mai stato elevato come quest'anno, dicono gli addetti ai lavori. Dicono gli addetti ai lavori. Se no, emozionato no, perché cioè, in Eurovisione mi trovo benissimo, cioè con il fatto che parli napoletano così, perciò hanno scelto a me po' belge, no? Che i belgi vanno pazzi per napoletano, allora si divertiranno proprio assai, secondo me. Massimo voleva dare un contributo a questa lingua napoletana, anche che ti posso dire, modificandola certe volte con il suo modo di esprimersi e si sentiva napoletano, si sentiva uomo del sud, voleva attraverso questo linguaggio, anche attraverso il linguaggio, dare questa identità, darsi e dare questa identità. Ma perché lei sostiva a parlare napoletano? Perché è un vezzo, io in verità parlo benissimo l'italiano, sono anzi un linguista. Io vengo chiamato spesso all'estero proprio a fare dei seminari sulla lingua italiana, ma mi è rimasto sto vezzo di parlare napoletano. Siccome a San Giorgio istituirono dei corsi di dizione, Massimo per la sua pregrizia non volle andare e quindi mandò il sottoscritto che aveva la faccia tosta. Quindi io seguivo questi corsi di dizione, poi andavo la sera in teatro e quindi diventavo io maestro. Lo sai che dice la gente? Che non sai parlare italiano, ma sai parlare soltanto la lingua napoletana. Avrei ragione, gente. No, non è vero, no, parla italiano un po'. Saluta ma io sto facendo una scuola proprio di dizione, una cosa, buonasera, ci troviamo qui negli studi di Prisma con Lello Bersani per... Saluta pure i telespettatori, in italiano. In italiano, un saluto a tutti i telespettatori che andranno a vedere, scusate il ritardo. Scusate se la pubblicità... Scusate, già non va buono, perché se scusate, ma io tengo a essere un po' napoletano proprio, capite? Tu poi hai un vantaggio sugli altri, su tutti, adesso che ti sento parlare. C'hai la lingua. Attenta, ti dico lingua e non dialetto, perché il napoletano è veramente una lingua. E il napoletano sembra veramente confezionato apposta per lo spettacolo comico. Ma che stai facendo una faticata, se asciughi il sudore? Massimo, dietro di te c'è una enorme ombra, quella di Totò. È difficile, naturalmente... togliersela dalle spalle, di dosso. No, ma a me pare pure abbastanza irriverente proprio fare questo paragone, ma non lo dico per modestia, perché non si fa, cioè, un paragone con Totò, con Edoardo, che questa gente che cioè, è stata 30 anni, 40 anni, ha lavorato, cioè quindi ci ha lasciato un patrimonio. Mannaggia la capa tua, ce l'hai detto. Edoardo De Filippo, che ti ha insegnato? Troisi. Niente. Non stavi cercando. No, sì, ma molte, cioè la grandezza poi di uno grande sta nell'insegnare inconsciamente. Perché dal momento in cui uno grande insegna coscientemente, uno diventa imitatore e non è più un attore, insomma uno riesce a fare perfettamente quello, perfettamente un altro. Ma perché parli sempre napoletano?
perché è l'unico modo, insomma, in cui so parlare. Veramente, no, anzi, mi sto sforzando di parlare italiano perché siamo in televisione, dai, sai. Non ti riesce No, è proprio è l'unico. Io penso in napoletano, sogno in napoletano, cioè mi riesce proprio facilissimo. Vabbè, perché... ma sei stato 3 anni qua e qualcosa. Parli solo napoletano, non è che sforzi parlare italiano. Ma non mi sforzo, perché oltretutto all'inizio che sono venuto via da Napoli per cominciare questo lavoro, ci serve effettivamente, seriamente anche un po' di rabbia, no, capito? Un po' di cose imporsi con la propria cultura, col proprio dialetto, perché ci serve sempre questa prevenzione, cioè, ma non capiamo, non... però invece era mancanza di disponibilità, capito? Per cui ha detto no, è da capire un napoletano, perché così parla. Dobbiamo fare lo sforzo noi. Sì, perché io capisco uno che parla romano, milanese, vabbè, no, proprio. Poi è politica, ci voglio arrivare a parlare così, perché un po' c'ho paura io, però. Pure, mio padre c'ha paura della Lega Lombarda. Ah. Lui napoletano, allora pensa Bossi, Umberto Bossi, capisco. Allora c'ha paura, a parte il fatto che poi mio padre non sa che Bossi invece sta in disgrazia. Il capo della Lega Lombarda sta in disgrazia? Ah, non si sa questa cosa? No. Lui è stato quasi espulso dal partito, ma. Dalla Lega Lombarda? Dalla Lega Lombarda, è successa una cosa. Avevano fatto una riunione della Lega Lombarda a casa di Umberto Bossi, no? Sì. Allora a un certo punto si è fatto tardi, dice allora Umberto beviamo una cosa, sì, oh, i bicchieri dove stanno? Stanno là sotto, è andato a cercare il bicchiere un altro la Lega Lombarda, mentre cercava il bicchiere è caduto un pannello, una cosa, hanno trovato un 45 giri di Peppino Di Capri. A casa di Umberto Bossi della Lega Lombarda un 45 giri di Peppino Di Capri. Mamma mia. Lui ha detto no, ma chi sa da quanti anni sta su così, io non lo conosco. Invece certo. Sulla copertina dietro stava Umberto con simpatia Peppino. Mamma. E ahi. Siete... Praticamente è stato sbugiardato subito. È stato sbugiardato, ma poi pure dalla moglie. Anche la moglie? Certo, perché hanno fatto sentire, dice alla moglie, dice ma è vero che Bossi sentiva... Lei l'ha sentito, dice, ah sì, ecco, quando si chiudeva in bagno che andava sempre volato biro 45 giri. Ah, lui si faceva la barba e tu sei una malattia, capito? E poi vai contro, allora Bossi, dillo, io amo i napoletani, amo Peppino Di Capri. Ecco, certo. Io poi, questa cosa qua, non lo so se un po' si dice, l'ho saputa. Da chi? Da chi? Ma non so se si può dire così, l'ho saputa, un infiltrato nella Lega Lombarda. C'è un infiltrato? C'è un infiltrato nella Lega Lombarda, c'è un certo Gerardo, un calabrese, con i documenti falsi però, no? Sì, no, è uno che si è fatto proprio la plastica da milanese. Ah. No. Scusa, si chiama Gerardo e si è fatto la... Lui si chiama Gerardo, calabrese, si è fatto sta plastica, ma se lo vedete è milanese proprio. Ma come? Non lo so, tu vedi, porca miseria, questo è un milanese. Tanto è vero che arriva a dire tutto. Sai dove lavora Gerardo? Calabrese. Dove? A Canale 5, fa il comico a Canale 5. Ma non è possibile, come hai sentito, Berlusconi non vuole più i napoletani, i meridionali. Berlusconi non lo sa! Berlusconi lo porta in palma di mano. Perché? Dice, ah, guarda i comici milanesi, questo com'è bravo, che lavora per il pubblico che produce. E non sape che Gerardo è calabrese, anzi, mi raccomando, ruinammo a Gerardo che lui lavora là, guadagna e cose, no? Non ti ho detto niente. Va bene, d'accordo.